Ciao a tutti da Bonsai Italia, continuiamo a parlare sempre di caducifoglie, di potature autunnali e oggi voglio parlarvi del faggio. Di fronte a voi vedete una pianta di Fagus silvatica, ovvero il faggio selvatico, appartiene alle famiglie delle Fagacee. Questa pianta qui è il faggio che cresce nelle nostre zone, quindi in Italia, è una pianta autoctona. Ci sono altre anche varietà che crescono in Giappone, come ad esempio il Fagus crenata. Ma adesso parliamo di questa pianta qui. È una pianta che deve essere esposta in pieno sole, quindi ama molto il sole, va protetta solamente nei periodi più caldi, ovvero luglio-agosto, per evitare antiestetiche scottature alle foglie. Va potata quindi come una caducifoglie, cioè alla terza gemma potiamo. La caratteristica che ha il faggio, poi lo vedremo, sono le gemme, perché fa delle gemme molto belle, lunghe, affusolate e appuntite, e ha un'altra caratteristica simile al carpino, ovvero che la foglia rimane attaccata alla pianta per quasi tutto l'inverno. Questa è una protezione in più che ha la pianta per conservare meglio, per proteggere la gemma. Questa pianta qui è una pianta che può essere acquistata anche da un bonsaista non tanto esperto. È una pianta facile da coltivare. È molto bella perché adesso non posso farvela vedere, ma aveva delle foglie di un bel rosso fuoco. È molto bella. Quando le foglie si aprono, sono violacee, poi passano a un verde, sono molto molto belle e poi cambiano diventando gialle e poi rosse. Quindi è una pianta molto molto apprezzata, a me piace tantissimo, quindi ve la consiglio. Come prezzi il faggio può essere trovato a prezzi abbastanza modici, diciamo una pianta del genere intorno ai 40-50 euro si riesce comunque sia a trovare. Potete trovare anche del materiale da vivaio, non è facile, però qualcosa si riesce a trovare. Il prossimo anno in queste piante qui andrò a fare il rinvaso perché il terreno non è assolutamente adatto perché è diventato molto molto compatto e argilloso. E come terra del rinvaso userò Akadama 100%, anche qui divisa sempre, io ve lo dico, in due granulometrie diverse, quindi sarà una granulometria grande per quanto riguarda la parte bassa del vaso, mentre come granulometria media per tutto il resto del vaso. Comunque poi quando faremo i rinvasi vedremo nel dettaglio come funziona. Nel prossimo video andremo a effettuare la potatura autunnale sul faggio perché, come potete ben vedere, non ha più le foglie, quindi è una potatura che può essere fatta. Altre cose da dirvi sul faggio non ne ho. È una pianta, attenzione al freddo, perché il freddo intenso forte potrebbe seccare qualche ramo, quindi se vivete per esempio in posti molto molto freddi, tenetela un po' al riparo. Però comunque è una pianta resistente, come parassiti può essere attaccata da cocciniglia o afidi, quindi ricordatevi sempre di dare prodotti ad azione sistemica per tutto l'arco vegetativo sino in autunno. Poi ovviamente adesso nel periodo invernale andremo a trattare le piante, poi forse se riesco a farvelo vedere lo vedremo anche, ovvero il trattamento con olio minerale, ovvero olio bianco, cioè andremo a togliere con questo trattamento tutte le uova che sono presenti sulle piante, quindi uova di insetti. Ok, altre cose da dirvi sul faggio non ne ho. È una pianta che comunque, attenzione, se usate il filo perché ha i rami abbastanza delicati, quindi se dovete legarla
legatela con anche, con, mettendo sotto al filo dei fogli di carta, perché può rischiare di segnare la corteccia. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao.